come si fa a fare scienza, a fare una scienza disinteressata, tra virgolette, se comunque ci sono un sacco di interessi economici in gioco, per cui alla fine determinati campi, determinate proprio ricerche ricevono dei fondi, ricevono dei finanziamenti perché sono le industrie a volerle. Come fa uno a uscire fuori da questo tipo di logica? E come si fa a evitare che questo tipo di logica poi faccia in modo appunto da far diventare endemico al nostro sistema un tipo di bias legato semplicemente al compenso economico e alla propria sopravvivenza stessa della scienza alla fine? Sistema pubblico della ricerca. Il problema è che appunto sulla ricerca di base, se tu vuoi fare una situazione in cui tu sei libero di ricercare, devi essere libero di ricercare anche in campi in cui molto probabilmente non scopri niente, ma le risposte negative ti possono far portare avanti. E quindi ci vorrebbe una struttura pubblica, in quale ti garantisce che qualunque. Però, di nuovo, anche le strutture pubbliche hanno delle grosse resistenze a avere una vera libertà di ricerca orizzontale. Io nel 2010 protestavo per l'università contro la legge Gelmini. Noi una delle cose che trovavamo sarebbe stata giusta era eliminare la gerarchia dei professori universitari. E nonostante non ci sia un rapporto gerarchico, nel senso che un ordinario non può ordinare all'associato cosa fare, però è l'ordinario a decidere gli avanzamenti di carriera dell'associato, l'associato dei ricercatori. Questo ha creato il fenomeno della baronia. Perché alla fine l'errore è sempre quello di pensare di poter scindere la scienza dalla società. La scienza è fatta di scienziati che sono immersi nella società sia personalmente sia come sistema. E prima di tutto, quindi, tu devi essere consapevole di questo. L'unica garanzia di questo c'è la forza della società civile, cioè che detta delle regole, per cui lo spazio della ricerca è uno spazio, diciamo, pubblico, non che non ci deve essere privato, ma deve essere diverso. C'è questa idea del pubblico, l'abbiamo aperto. Il pubblico deve essere supportato e non può essere svuotato, cioè deve essere la società civile che porta avanti un'idea del pubblico e lo controlla, come dire, ci sono, cioè, la democrazia, insomma, sostanzialmente. Io non sono un esperto di queste cose, ma se la democrazia non funziona Infatti più, non se la funziona. partecipazione, il controllo di tutti, la responsabilità di tutti, no? Ognuno nel suo campo, di poter sostenere appunto la libertà di ricerca. Se viene meno questa cultura, non siamo spacciati, cioè, perché. Si passa sempre da un conflitto grosso per cambiare qualcosa. Purtroppo un po' questo ci insegna anche la storia greca, le democrazie, eccetera, no? Cioè non è che una democrazia di per sé va sempre nella direzione giusta. No, E lì non dobbiamo fare. Non è facile. perché c'è un racconto però che ha smontato questa roba qua, eh? E poi C'è certo. un racconto neoliberale, è proprio uno storytelling, cioè ha contribuito, ha smontato pezzo per pezzo con la sua retorica, come dire, Una alle cosa basi. che a me ha colpito. Non è che è stata una roba che perché il pubblico non va, è stata anche fatta molto una retorica su questa cosa qua. Esempio, una cosa che mi ha colpito è scoprire la redazione di Report dei tempi della Gavanelli. Io Report l'avevo visto, lo guardavo, eccetera, eccetera. Poi succede una volta che Report si occupa di cose di cui mi occupavo anch'io e scopro come lavorano, cioè lavorano a tesi. Io voglio dimostrare questo. Quindi mi interessa fare questo articolo e quindi porto tutto quello che dà quest'idea, tutto il resto non lo voglio vedere, non mi interessa, eccetera, eccetera. E poi scopro, parlando con ai tempi il presidente dell'Ordine dei giornalisti, che la redazione di Report è fatta da radicali. I radicali sono persone che credono fermamente nella libera iniziativa e non vogliono lo Stato tra le balle. E Report si è fatto alfiere di questa costante demolizione di tutto quello che c'era qualcosa di pubblico dentro, che si è innestato e ha favorito. È stato un lavoro deliberato. Perché Rai 3, che era una televisione di sinistra, chiama i radicali che sono di destra. Perché la sinistra aveva scelto di andare insieme a braccetto col mercato. E a quel punto lì però la gente non ha altra cosa da fare che levarti la fiducia. E quindi quello che sta succedendo è un ritorno all'individuo. Io non vedo che cioè, tutti quanti si svegliano e dicono no ragazzi però basta, no, dai, diamoci una regola. Anche perché poi l'esempio viene dall'alto, ma quelli dall'alto. No, ma infatti secondo me bisogna che si risvegliano le coscienze dal basso. Però il basso è troppo parcellizzato. Passo non ce la fa perché. Cioè, adesso è tutto estremamente parcellizzato. Sta di fatto che ce l'hanno fatta a metterci gli uni contro gli altri. Dal basso non ha più alcun significato. Ha perso il suo significato di un 20, fino a un 20 anni fa. Forse sono un po' nostalgica, però secondo me fino al fine anni 90, inizio Vabbè, con 2000 Genova, pensa con è l'Aquila, poi bravo. l'hanno distrutto. Forse non altro nel mondo del lavoro. Cioè, sì, magari possiamo stare quattro al tavolo, tutti d'accordo e continuiamo ad essere tutti d'accordo, però alla fine, complici anche tutta un'altra serie di fattori, io vado per la mia, tu
tu vai per la tua, quell'altro va per la propria, perché alla fine ci dobbiamo un po' salvare la pellaccia e i miei interessi da piccola partita IVA non sono quelli di Daniele piuttosto che di... Quindi alla fine si parcellizza anche la comunicazione, l'informazione che a me interessa recepire, si parcellizzano i servizi di cui a me interessa usufruire ed è molto difficile scendere in piazza, simbolicamente ormai quasi, dal basso insieme a qualcun altro, ma lo dico ovviamente con dispiacere. Io sinceramente magari mi sbaglio, ma non vedo che ci sia un'altra possibilità se non questa. Che se non queste cos'è? Non è che arriverà l'illuminato che ci dice unitevi tutti che andiamo alla battaglia. Semplicemente a un certo punto ci saranno cose che riguarderanno tutti. Ma ci sono già. Perché in ignoranza veramente uniti non ci andiamo più. Quindi, come dice lei, probabilmente succederà qualcosa di più grande. Però che cosa deve succedere più di quello che stiamo vedendo? Ma che non hai la condizione che tu scendendo in piazza o che facendo qualsiasi altro tipo di cosa tu possa effettivamente ottenere un qualcosa. Certo. E questo spaventa. Cioè, nel senso, non l'hai mai visto, nessuno te l'ha mai detto. Sì, certo. Per la mia generazione, certo, sono nata nel 2001, post Genova immediatamente, per dirla. E quindi non hai la sensazione di poter fare niente. Il senso di impotenza. Sì, ti senti. Se ma posso aggiungervi un pezzettino piccolo, in verità non è vero che la gente non scende in piazza, continua a scendere in piazza e ottiene anche le cose. Pensa al Gay Pride. Il Gay Pride è un movimento che porta centinaia di migliaia di persone in piazza e che ha ottenuto un sacco di cose. Il problema è che tu ti identifichi su un sistema valoriale, cioè una cosa molto più privata, no? Perché la gente poi ha bisogno di stare insieme. E la genialata è stata un po' quella, nel senso che quando tu esci da una situazione in cui sei in un collettivo, a quel punto ti ripieghi su te stesso. Se uno si studia la storia greca, ad esempio, si accorge quando... Guarda che i fisici che vengono qua a farci lezioni di storia. Questa sì che è transdisciplinarietà, bravo. Grande. Io sono stato impressionato appunto da vedere come quando Atene venne conquistata intorno all'impero di Alessandro Magno, cambiò completamente la società ateniese, nel senso che prima aveva una forma di arte che era estremamente edificante, cioè no, guerre, combattenti. Nella società ateniese, che erano tutti compartecipi sia del bene che del male della società, tutti quanti erano molto uniti, cioè era un esercito ambulante. E quindi c'era una fortissima collettività che veniva imposta dalle regole sociali. E quindi, per dirne una, cioè, chi nasceva e chi viveva aveva come primo obiettivo quello del bene comune, non del bene suo. Appena la cosa non ha più valore, perché Atene perde, quindi non ha la sua politica estera, tutto quanto, cambia tutto. Ma non solo l'atteggiamento, ma anche l'arte. L'arte comincia a essere quello che si lava le mani, il Scopas che fa, no, Apollo che punge la lucertola, eccetera. Cambia l'arte, cambia il ruolo della donna. La donna, mentre prima era l'ancella del focolare, a un certo punto uno non è che devi sceglierti la donna affinché sia una brava riproduttrice che mi permette di andare in guerra. La donna assume un ruolo più importante, la gente pensa agli affari suoi. Ma questo deriva semplicemente dal fatto che noi ci siamo resi conto che sulle cose che ci toccano nel quotidiano non abbiamo niente, nessuna carta da giocarci, perché le cose ci danno là. E questo è successo anche da noi. Quando a un certo punto ti fanno la cosa che ti dicono c'è l'Europa, c'è l'Europa, è una bellissima cosa. Però quante volte, quando tu vai a fare una protesta chiedendo salari, eccetera, dici noi adesso abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione, cioè abbiamo la regola europea, non possiamo fare niente. Hai fatto un esempio meraviglioso, che è molto transnazionale, se vuoi, no? Il Gay Pride. È megaforo di tante cose, è megaforo di tante identità, è megaforo di tante necessità che poi passano per il politico. Però se tu adesso mi parli di diritti del lavoro e parliamo, certo, di sanità... Certo, perché lì ci guadagna qualcun altro. Ma lì non scendiamo in piazza veramente. Ma non scendiamo perché la gente ha imparato che non serve. Quindi, non gliene frega niente. Purtroppo il Gay Pride non è sufficiente. E quando io ti dico, vai a votare la sinistra che ti dà... La sinistra la voti quante volte vuoi, ma la sinistra ha smantellato la sanità tanto quanto la destra. Quindi alla fine, la voglia di fare c'è. La voglia di... È proprio quello il punto. Mi colpisce molto questa cosa che dice Irene, perché credo che c'è, quindi questa voglia di realizzare che, come dire, le cose non vanno a cambiare, però questa sfiducia che dice tanto, no? Che è generazionale un po'. Per quel poco, diciamo, di storia comunque collettiva che ho vissuto, secondo me la cosa interessante
È proprio questo, cioè, per questo io chiamo in campo un po' la vostra generazione. Cioè, io la percezione che ho avuto, più che da quello che ho fatto, dal vivere a contatto con quelli che l'avevano fatto, era che il fare la lotta creava una dimensione del poter fare. Cioè, secondo me, questa cosa qua è importante. Cioè, il fare, in qualche modo, è, mi viene a dire, è curativo, è terapeutico, e ti empowerment, cioè ti fa diventare, capito? Io sono rimasto colpito da questa cosa molto interessante. Per me, per esempio, uno dei momenti in cui ho pensato che qualcosa si poteva rinnovare di nuovo, così come a Genova c'è stato l'escalation e lì veramente avevo l'impressione che, come dire, la globalizzazione poteva saltare, doveva prendere un'altra via, infatti ci è arrivato l'asfaltatura dopo. Cioè, c'è stato Greta Thunberg che ha fatto quello che ha fatto, milioni di ragazzi in piazza come non si vedevano le cose, e poi è stato asfaltato tutto dal Covid. E quindi stiamo ricominciando a vedere. E poi adesso facciamo il gay pride, diciamo così, no? Quindi sarebbe anche da leggere questa cosa, secondo me, con un occhio un po' più critico di quello che spesso si fa. Però, a parte questo, lavorando, mi ricordo, io ero andato a fare delle riprese, il primo incontro che fecero i ragazzi di Friday for Future in Svizzera, le prime delegazioni internazionali, c'erano 500 ragazzi di tutti i paesi, quindi era la prima internazionale, cioè la prima volta che si ma mi ricordo, sì. Per me era una cosa meravigliosa, c'erano delle cose di democrazia diretta che io non ho visto, sociocrazia, gente che andava, votavano e decidevano con una rapidità che se un Parlamento fosse così avrebbero cambiato 200 volte il mondo nel giro di 5 anni. Cioè, c'era un potere trasformativo di coerenza, democrazia. Quindi se c'era un principio di democrazia non era la maggioranza, passavano le mozioni quando c'era il 99%, cioè tu pensa che roba, e la gente presentava le mozioni, c'erano tutti dei segnali per cui chi si opponeva, faceva delle cose, partiva il gruppetto di quello che voleva, andava a discutere in diretta per convincere, contrattare e poi riportare. Cioè, c'erano degli esempi, io ti dico, cioè, una generazione che con un potenziale democratico impressionante, cioè potete e avete la capacità, secondo me, e gli skills anche proprio, secondo me, datevi probabilmente da questa capacità dei nativi digitali, che sono straordinari. E io mi ricordo, la cosa che mi ha colpito di più era questo, un suo seminario in cui per la prima volta ho sentito questa parola, che ancora non si parlava, che era climate anxiety, come si chiama in italiano? Anxietà climatica. Sì, ma c'è proprio un l'eco, ansia, l'eco, l'ansia da cambiamento climatico. Sì, no? Quindi, e dicevano che l'unico modo per curarsi anche da questo senso di impotenza era l'attivismo. Cioè loro, nel momento in cui erano attivi, comunque quella roba lì dice, tanto io, andate tutti in merda, ma io mi batto adesso per far andare un po' meno di merda di come andrebbe. Questa roba qua era un empowerment pazzesco e dava un'energia di democrazia pazzesca. Quindi questo per dire, secondo me, veramente la cosa principale è lottare, come dire, cioè mettersi in una situazione di lotta, come voi avete fatto. No, come sono d'accordo, facevo parte di Fridays. Quando tu senti un'ingiustizia, come tu la senti adesso, non sei solo nella posizione di essere vittima, perché tu, come lui, siamo tutti in questa situazione di ingiustizia, a un certo punto va a fare un'ingiustizia. Io sono... Dire fare, te ne mezzo in mano, però è innanzitutto un senso di possibilità che dovete, dobbiamo, perché poi io adesso, cioè, deve essere transgenerazionale sta roba a questo punto. Il problema è che nel 68 non è una fase, sarà il crescente, adesso è una fase discendente. Infatti la sociologia anche lei ti dice che le rivoluzioni, i progressi, tutto quanto arrivano quando le condizioni di vita stanno migliorando e quindi la gente apre, va, sente che non ha potenziale e cerca di prendere.